Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalatissima di tonno, riso e fagioli piccante. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso per insalata, tonno sott'olio sgocciolato, fagioli lessati, pomodori secchi a pezzetti, mais, olive nere denocciolate, carote tagliate a cubetti, peperoncino, olio evo, sale, pepe, peperone rosso tagliato a cubetti e peperone verde tagliato a cubetti, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E il sale. Posizionare il cestello con il riso. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le verdure, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte, trasferire in una ciotola capiente. Il riso è cotto, trasferire nella ciotola con le verdure. Aggiungere l'olio, il sale, il pepe, il peperoncino ed amalgamare bene. Aggiungere i fagioli il tonno i pomodori secchi. Le olive, e il mais. Ed amalgamare bene. Insalatissima di tonno, riso e fagioli piccante. Grazie e alla prossima ricetta.